vogliamo parlare soprattutto di contenuti, così come stiamo cercando di fare da un po' di tempo a questa parte, come abbiamo sempre fatto, abbiamo cercato di portare i contenuti di quello che è il nostro programma, che ricordo essere un programma, questo sì, realmente realizzato attraverso l'aiuto dei cittadini, dove ogni cittadino si è espresso attraverso la votazione sul blog, su quello che è poi l'indirizzo politico che il Movimento 5 Stelle vuole dare a questo paese, e anche in tema appunto di giustizia e legalità. Giustizia e legalità, ovviamente poi potremmo discutere anche, potreste fare domande, dubbi su qualsiasi cosa, giustizia e legalità che oggi abbiamo voluto portare qui in discussione con due nostre candidate, che chi meglio di loro può spiegare, possono spiegare quello che è appunto l'articolazione del programma su questi aspetti fondamentali anche per il futuro del paese. Abbiamo infatti con noi due avvocati, candidati per il collegio uninominale alla Camera e plurinominale alla Camera, Valentina Palmisano e Anna Macina, entrambi avvocati che appunto ci spiegheranno nel dettaglio quali sono, se dovessimo andare al governo, se voi vorrete che l'Italia fosse governata dal Movimento 5 Stelle, quali sarebbero gli interventi immediati, quali fossero gli interventi immediati per una giustizia appunto che possa essere tale in tutti i campi, ovviamente, e parliamo quindi della riforma della prescrizione piuttosto che il DASPO per i corrotti o il tanto temuto agente provocatore, temuto soprattutto devo dire in questo caso dal centrodestra e dal Berlusconi e da chi per lui. La riduzione sulla durata dei processi o la certezza della pena. Ecco, di tutti questi aspetti io do appunto la parola per poterne spiegare nel dettaglio alle nostre candidate. Chi vuol cominciare? Valentina, ok, prego. Grazie Gianluca per avermi invitato questa sera e grazie a tutti voi per essere qui presenti. Sono appunto Valentina Palmisano e sono candidata alla Camera nel collegio plurinominale Puglia 3. È sempre un piacere per me parlare del programma, dei contenuti. Appunto oggi incentreremo la nostra attenzione su quella parte del programma che è relativa alla giustizia e legalità, quindi come intende intervenire il Movimento 5 Stelle in questo settore. Innanzitutto inizio col dire che nel nostro programma la giustizia viene posta al servizio del cittadino e quindi tutti i nostri interventi saranno finalizzati a migliorare l'efficacia e la qualità della giustizia. Ovviamente non dico una cosa nuova se vi dico che in Italia la giustizia ha dei costi e dei tempi sproporzionati, irragionevoli, che quindi la rendono inaccessibile ai cittadini. Se voi ci pensate, i partiti di destra e di sinistra non hanno mai fatto nulla per modificare questo stato di cose, per rendere la giustizia davvero equa e fruibile da parte dei cittadini. Vi siete mai chiesti il perché? Sicuramente perché faceva comodo avere una giustizia debole con i forti, ovvero loro, e forte con i deboli, il comune cittadino. E in questo modo i partiti politici hanno spesso prodotto delle leggi incomprensibili, in maniera tale che i colletti bianchi la fanno sempre franca, perché voi pensate che in un crocchio di leggi incomprensibili, cui non è chiara, non è lineare quello che è l'obiettivo della legge, il cittadino onesto rimane sicuramente incastrato e non ha possibilità di ottenere una giustizia in termini certi, ma i colletti bianchi, cioè loro, riescono sempre a farla franca. Ricordiamo inoltre che intervenire sul settore della giustizia è innanzitutto e soprattutto finalizzato a tutelare un interesse primario, costituzionalmente garantito del cittadino, che è quello appunto di ottenere una giustizia che sia equa, rapida ed efficace. Ma un secondo punto che viene a volte sottovalutato, però è abbastanza anche importante, che
Un paese con giustizia che arranca è un paese che non è appetibile da parte di investitori o imprenditori che vogliono decidere di iniziare o continuare o trasferire un'attività sul nostro paese, nel nostro paese, e quindi investire, perché appunto il fatto che i processi durino tanto tempo, il fatto che magari non c'è la certezza della pena, scoraggia gli investitori a portare le loro attività nel nostro paese. Quindi la riforma della giustizia può essere utilizzata anche per rendere il nostro paese più competitivo a livello economico. Per quanto riguarda il processo civile, noi vogliamo rendere la giustizia appunto rapida, equa ed efficiente. I punti sui quali intendiamo intervenire sono sostanzialmente due. Vogliamo innanzitutto ridurre la durata dei processi. Come vi dicevo prima, non vi dico una cosa nuova se vi dico che in Italia c'è un'irragionevole durata dei processi e pensate che il diritto ad un processo che si conclude in termini ragionevoli è un diritto costituzionalmente garantito. Viene garantito dall'articolo 111 della Costituzione e viene anche sancito a livello europeo dall'articolo 6 della Convenzione europea. E il secondo punto sul quale vogliamo intervenire è quello di ridurre gli ostacoli economici e procedurali che si frappongono tra il cittadino e l'ottenimento della giustizia. Per quanto riguarda il primo punto, quello di ridurre la durata dei processi, quindi vogliamo dei processi più veloci e più razionali. Come? Innanzitutto intendiamo ridurre a 2-3 le tipologie di riti ad oggi esistenti, che saranno circa una decina, e vogliamo prendere come rito di riferimento il rito del lavoro, che è il rito più celere, più snello. Calcolate che il rito del lavoro in primo grado dura circa un anno e mezzo, in confronto ai 4 anni e mezzo degli altri riti ordinari. Quindi vogliamo ridurre i riti e i 2-3 vogliamo, diciamo, che si rifacciano al processo del lavoro, che è quello più celere. Inoltre vogliamo che tutte le cause che hanno un valore inferiore ai 50.000 euro vengano trattate dal giudice monocratico, in maniera tale da alleggerire la maggior parte dei giudici. Oltre a questo, ovviamente, vogliamo incrementare il numero dei giudici, perché credetemi che ad oggi c'è, diciamo, non c'è assolutamente una copertura della pianta organica per quanto riguarda non soltanto giudici magistrati, ma anche cancellieri o comunque addetti che vanno a supportare i giudici nella decisione. Quindi intendiamo indire uno o più concorsi per aumentare l'organico, in maniera tale che ci sia una compensazione tra numero dei giudici e cause da trattare. Perché ovviamente non può essere neanche colpevolizzato un giudice che ha magari una pila di fascicoli sulla scrivania e non riesce a decidere le cause in tempi brevi, ma non è neanche colpa sua, è colpa del fatto che magari manca del personale. Inoltre vogliamo facilitare la possibilità per il cittadino di ottenere un risarcimento nel caso in cui sia sottoposto ad una irragionevole durata del processo. Ad oggi c'è la legge Pinto che prevede che il cittadino, se viene costretto a subire un'irragionevole durata del processo, deve essere risarcito. Noi vogliamo rafforzare questo strumento, quindi nel momento in cui un soggetto viene coinvolto in un procedimento che dura più di un certo arco di tempo, deve avere il diritto ad essere risarcito per questo tempo dallo Stato. Poi il secondo punto che vi anticipavo prima è rivolto a rimuovere quegli ostacoli che si interpongono tra il cittadino e la giustizia. Innanzitutto vogliamo valorizzare l'istituto del gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio è uno strumento che ad oggi esiste, che permette a quei soggetti cosiddetti non abbienti, ovvero che non arrivano a una determinata soglia di reddito, di accedere alla giustizia in maniera gratuita o comunque di resistere se si viene chiamati in causa. C'è la possibilità di far parte del processo, di partecipare al processo in maniera gratuita. Noi vogliamo anche in questo caso rafforzare questo strumento che ci sembra fondamentale
e quindi fare in modo che questi soggetti non abbienti non debbano esborsare nessuna somma di denaro per poter accedere alla giustizia e vengano difesi da avvocati che vengono pagati in maniera tempestiva e diciamo in maniera equa dallo Stato. Vogliamo poi ridurre i costi vivi di accesso alla giustizia, quindi abbassare il contributo unificato in appello e soprattutto una cosa che magari vi sarà capitato di sentire, vogliamo che la tassa di registrazione della sentenza sia a carico esclusivo della parte che perde la causa. Dicevo, forse a me è capitato di sentire al telegiornale o di leggere qualche articolo di giornale di casi in cui magari un cittadino fa valere un suo diritto davanti al giudice, gli viene data ragione, quindi il giudice condanna l'altra parte a risarcire. Ok, ho una sentenza, me la appendo in camera, non me ne faccio nulla della sentenza, io voglio poi andarla ad eseguire quella sentenza. E quindi inizia tutta la fase esecutiva. Magari la fase esecutiva non va a buon fine perché quella parte è incapiente, non ha beni, non ha soldi per poter materialmente pagare. E quindi io, oltre al danno, poi che cosa succede? C'è la beffa che l'Agenzia delle Entrate bussa alla mia porta e mi chiede di pagare la tassa di registrazione di quella sentenza. Quindi, come dicevo, oltre al danno la beffa, non soltanto ho fatto causa, non soltanto ho vinto, non soltanto non ho visto una lira di quei soldi che dovevo avere, devo pure pagare all'Agenzia delle Entrate la tassa di registrazione di quella sentenza. Poi che cosa vogliamo? Noi quindi vogliamo che la tassa di registrazione venga pagata esclusivamente da chi quella causa la perde. Poi vogliamo eliminare i filtri preventivi obbligatori prima del radicamento del procedimento civile. Sto parlando dei procedimenti della mediazione e negoziazione assistita, che sono dei procedimenti che nella ideologia di quella che è stata la legge che li ha introdotti dovevano essere deflattivi del processo, nel senso che avrebbero dovuto alleggerire i giudici e consentire che determinate cause venissero decise da organismi privati. Sto parlando della mediazione. In realtà la pratica ci ha fatto comprendere che non sono assolutamente degli strumenti che risolvono il problema dell'allungamento dei processi, quindi non sono assolutamente deflattivi del giudizio, ma anzi aggiungono un adempimento in più per il cittadino per accedere alla giustizia. Quindi sono altri oneri, altri adempimenti per il cittadino che vuole ottenere un risultato. Inoltre vogliamo promuovere le cosiddette class action, che sono uno strumento a tutela dei cittadini che sono stati vittime di lobby, di banche, e quindi valorizzare questo strumento e permettere a questi cittadini di ottenere giustizia magari raggruppandosi insieme contro un determinato istituto. No, perché se poi tolgo troppo tempo magari... E l'ultimo punto che vi volevo illustrare, poi passo la parola ad Anna Macina, un altro punto sul quale vogliamo intervenire è quello di abolire circa 400 leggi inutili, che è il primo punto del programma, che appunto parla dell'abolizione di queste 400 leggi inutili. Il programma, come stava dicendo Gianluca, è un programma innovativo che è rivolto a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Noi riteniamo che essere soggetti a una miriade di leggi, un groviglio di leggi che creano soltanto confusione, renda la vita del cittadino, intralci in un certo senso la vita del cittadino, e quindi ci proponiamo di abolire innanzitutto 400 leggi inutili. Queste 400 leggi, la scelta di queste 400 leggi inutili è stata effettuata da noi stessi su un portale messo a disposizione dal movimento, www.leggidabolire.it, in cui tutti voi potete accedere e scegliere quella che secondo voi è la legge che vi dà più fastidio. Più fastidio non nel senso che non vogliamo essere sottoposti alla legge, nel senso che comunque è una legge inutile, che ce ne sono troppe. Le prime leggi da abolire che abbiamo individuato sono quelle che più vessano gli imprenditori e i cittadini, ovvero studi di settore, spesometro, renditrometro, split payment. Dovete pensare che in Italia c'è una sorta di atteggiamento culturale per cui
l'imprenditore, comunque il cittadino, non viene lasciato libero di produrre ricchezza, ma viene sempre vessato, perché c'è un preconcetto per cui il cittadino, secondo lo Stato, secondo il fisco, è disonesto. Se sei onesto, me lo devi dimostrare come? Producendomi una serie di carte, di documenti. Noi invece intendiamo invertire l'onere della prova, ovvero per noi il cittadino è onesto fino a prova contraria. Quindi noi vogliamo alleggerire agli imprenditori e ai cittadini da tutti quei documenti, quelle scartoffie che ogni anno sono costretti a compilare, diciamo che utilizzano circa 130 giorni l'anno a compilare questi documenti, 60 giorni l'anno ad esibirli. Come vogliamo fare per agevolare, per semplificare? Ad esempio, è controllare, perché ovviamente noi vogliamo controllare che non vengano evase le tasse. Vogliamo ad esempio incrociare le banche dati. Pensate che agenzie delle entrate, agenzie del territorio, camere di commercio, comuni, motorizzazioni, hanno tutti, questi enti hanno tutti delle banche dati e sono, diciamo, hanno delle informazioni sui cittadini. Se queste banche dati si incrociassero tra loro, lo Stato avrebbe già davanti tutte le informazioni necessarie per comprendere se quel cittadino è onesto o no, se quel cittadino paga le tasse o no, invece di andarlo a vessare. Oltre a fare questo, e concludo, vogliamo razionalizzare l'esistente, che significa? Oltre ad abolire le leggi inutili, vogliamo istituire un comitato di settore e una commissione di studio che vada a fare una ricognizione di tutte le leggi esistenti, che sono 187.000 ad oggi, più leggi regionali, decreti leggi, circolari ministeriali, norme europee. Viene approvata una legge ogni giorno e mezzo. Quindi noi vogliamo dividere queste leggi in materie e passare da 187.000 leggi a 40 testi unici divisi per settore, in maniera tale che quando un cittadino ha un problema sa qual è la normativa di riferimento, perché c'è quel testo unico e null'altro che gli disciplina quella materia. Quindi in sostanza l'idea, la nostra idea è quella di rilanciare un'idea di Stato in cui il cittadino sia lasciato libero di produrre ricchezza, libero di fare la sua vita nella società. Se ci verrà data la possibilità di andare al governo, la nostra legislatura sicuramente non sarà una legislatura in cui verranno fatte altre leggi che verranno accumulate alle altre. Sarà una legislatura in cui, diciamo, la focalizzazione sarà su fare investimenti, investimenti in settori cruciali per uno sviluppo del paese, che i settori principali sono la scuola, l'economia, la sanità, comunque tutti i settori per poter davvero guardare ad un futuro e per non rimanere indietro come in realtà siamo rimasti finora. Quindi io passo la parola. Io prima di passare la parola ad Anna ci tenevo a fare una puntualizzazione, perché molte delle cose che oggi si stanno dicendo che Anna dirà ancora, insomma, in merito ai programmi e a quello che cercheremo di realizzare, va di pari passo anche con un'altra questione, che è quella della cosiddetta, mi verrebbe da dire, questione etica. Una questione etica e morale di una forza politica che deve essere credibile, oltre che forte, appunto, per poter realizzare tutto ciò che i nostri candidati oggi ci stanno raccontando. Quella questione etica, sostanzialmente questa questione morale, che era un cavallo di battaglia in una famosa sinistra, è stato un po' meno, diciamo, per una destra che con l'arrivo di Berlusconi l'ha completamente dimenticata. Perché vi dico questo? Perché è inutile nasconderci dietro un dito. La polemica, le polemiche soprattutto che sono uscite in questi giorni circa le restituzioni del Movimento 5 Stelle hanno portato ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, alla prova che il Movimento 5 Stelle fa quello che dice. E soprattutto rispetto ad una questione, appunto, etica e morale del tutto interna alle regole che ci siamo dati, è intransigente. E ve lo dice, lo dico io, soprattutto perché da portavoce, mi sento in dovere di dirlo, da portavoce che ad oggi ha restituito
oltre 44.000 euro fino a dicembre 2017, soldi che, badate bene, sono dei portavoce. Gli stipendi dei portavoce sono soldi che a livello nazionale, così come a livello regionale, sono sanciti per legge, cioè ci spettano di diritto teoricamente, ma noi abbiamo sempre detto che questi emolumenti, piuttosto che la diaria, ovvero le spese di esercizio del mandato che noi rendicontiamo, sono eccessive in uno Stato sociale che vive una crisi profonda e la vive ormai da troppo tempo. Allora che cosa è successo? È successo che, così come avevamo detto nel 2013, che se fossimo entrati all'interno del Parlamento e delle istituzioni ci saremmo dimezzati lo stipendio e avremmo rendicontato appunto le spese di esercizio del mandato, noi l'abbiamo fatto. La polemica che è nata oggi in realtà non ha fatto altro che portare alla luce ciò che molti non credevano, ovvero che il Movimento 5 Stelle in 5 anni di legislatura ha restituito oltre 23 milioni di euro. 23 milioni di euro che sono serviti, badate bene, a realizzare, a far aprire con il microcredito, quindi con questo fondo del Ministero dell'Economia e Finanza, dove periodicamente il Movimento 5 Stelle, appunto, con le sue restituzioni, che forse è più corretto dire anche le sue donazioni, perché sono donazioni volontarie, appunto, è andato ad implementare, ha fatto aprire ben 7.000 aziende, portando oggi ben 14.000 posti di lavoro. Ecco, voi pensate, circa 130 parlamentari in 5 anni hanno portato a questo fondo appunto oltre 23 milioni di euro. Pensate se l'avessero fatto i 630 deputati tra parlamentari e Camera dei Deputati e Senato. Quanto questo sarebbe stato utile a far aprire appunto altre aziende? Alcune ce le abbiamo anche qui a Brindisi, che fortunatamente sono riusciti ad aprire e a realizzare quello che poi è un sogno per il piccolo cittadino, riuscire appunto ad aprire una piccola attività commerciale. Allora guardate, quello che è stato scoperto oggi, di cui noi oggi ringraziamo anche le Iene, è che purtroppo possiamo metterci tutte le regole che vogliamo, però la questione etica e morale vale all'interno di un movimento, così all'interno di una forza politica, ma vale soprattutto all'interno della singola persona. Purtroppo, non dobbiamo nascondercelo, anche nel Movimento 5 Stelle sono state scoperte delle persone che, badate bene, non hanno rubato nulla, ma sono venute meno, rispetto agli altri partiti che in realtà rubano, ma sono venute meno a delle regole interne del Movimento 5 Stelle. E la differenza rispetto agli altri partiti sta tutta lì, ovvero che noi, nel momento in cui una persona non accetta più le regole del Movimento 5 Stelle e quindi sbaglia, è fuori. Negli altri partiti, nel momento in cui sbagli, probabilmente ti fanno ministro, perché è così che funziona. Allora, noi su questo non abbiamo deroghe, anzi, questo che è stato scoperto probabilmente ci metterà ancora una volta ad avere delle regole ancora più ferre per cercare di evitare anche quegli 8 su 130 parlamentari che purtroppo sono stati, come dire, corrotti dall'animo umano, che purtroppo, da un animo umano cattivo, che purtroppo ha portato a in qualche modo, insomma, togliere, a qualche modo a venir meno alle regole del movimento. Ecco, io questo me lo sentivo di dire, perché guardate, stare all'interno del Movimento 5 Stelle, lo diciamo sempre, è difficile, è molto difficile, perché il Movimento 5 Stelle non è solo una forza politica, ma è veramente un modo di vivere, un nuovo stile di vita, un nuovo stile di vita che ci auguriamo il paese possa far suo, perché solo così possiamo veramente svoltare pagina e appunto dare un futuro migliore soprattutto ai nostri figli e ai nostri nipoti. E io questo mi sentivo assolutamente di dirvelo, perché comunque capisco pure che è un argomento che oggigiorno appunto è sulla, invece di essere, è sul giornale di tutti invece, sul
un po' tutte le organi di stampa, invece purtroppo dovrebbe essere, ci dovrebbe essere infatti molto altro, ovvero appunto i contenuti e quello che stiamo cercando di realizzare. Se anzi io vi faccio un invito, se magari conoscete qualcuno che non è del Movimento 5 Stelle, non condivide le nostre idee, appoggia qualche altra forza politica, ecco, magari dire va bene, ognuno è libero di decidere il proprio voto in maniera autonoma, ma perché non proponete ai vostri rappresentanti di fare come quello che fanno il Movimento 5 Stelle, di tagliarvi lo stipendio e di aderire a quel documento che Luigi Di Maio ha pubblicato, il blog del Movimento 5 Stelle ha pubblicato, in cui si dice che la prima azione fatta, indipendentemente da chi governerà, sarà tagliare, dimezzare gli stipendi dei parlamentari e rendicontare tutte le spese di esercizio del mandato. Ecco, invitate a fare quello, indipendentemente da chi voteranno, indipendentemente dalla forza politica, perché guardate, questo è un segno di civiltà, di equità sociale e di rispetto oggi di tutti i cittadini. Ecco, io non mi dilungo altro, passo subito la parola ad Anna Macina, che ci racconta l'altra parte del programma. Grazie e buonasera. Io parto da un dato: quanto costa la corruzione in Italia? Oltre un decine di miliardi. Ed è stato stimato un aumento del 74% della corruzione in Italia. E io vuol dire che la corruzione è un male endemico che erode le risorse economiche e che blocca lo sviluppo economico del paese. In apertura Gianluca ricordava l'ultimo dei tanti episodi che ha come protagonista l'ex assessore Caracciolo, ancora candidato nel PD. Ma per rimanere sul territorio non possiamo dimenticare l'ex sindaco di Brindisi Gonzales, coinvolto in un'indagine per corruzione con l'impresa dell'imprenditore Screti. Ma l'estate pugliese è stata come dire, animata da diversi altri episodi. C'è stata l'inchiesta Impresa che ha visto coinvolti due comuni della provincia tarantina, Manduria e Avetrana, e uno della provincia di Brindisi, Erchi, i cui amministratori sono stati finanche attinti da misure cautelari degli arresti domiciliari. Anzi, per Avetrana era proprio presso la casa circondariale. Non finisce qui, perché poi recentemente abbiamo sentito e letto dell'inchiesta Idra, corruzione, escort, per una questione relativa ai rifiuti. Inchiesta che pare allargarsi, perché è stata richiesta finanche una proroga delle indagini, stando a quello che si legge sui giornali, che dovrebbe coinvolgere anche il candidato senatore uscente Zitta. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando parliamo di corruzione non è un fenomeno lontano dalla realtà che viviamo, anzi, Puglia e Basilicata hanno un triste primato, sono in testa. E allora che bisogna fare? Bisogna fare una lotta seria alla corruzione, che nessuno fa, nessuno, in questa campagna elettorale nessuno parla di corruzione, si parlano di corruzione le inchieste che leggiamo sui giornali, ma nessuno schieramento politico ha il coraggio di dire se vado al governo farò una lotta seria alla corruzione. Come mai? E su questo bisogna riflettere. Noi invece lo facciamo, lo diciamo e lo mettiamo nero su bianco. E anche lo schieramento di centro-sinistra che ci ha governato finora, che si siede nei salotti o va nelle piazze e racconta di aver fatto un pacchetto anticorruzione, in realtà ha fatto ben poco, perché quelle misure sono assolutamente insufficienti. Non ha previsto per esempio il DASPO per i politici corrotti. Che cos'è? È l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per un pubblico amministratore che sia stato dichiarato con sentenza definitiva passata in giudicato colpevole di corruzione o di reati contro la pubblica amministrazione. Di che cosa avremmo bisogno ancora se non ci bastasse una sentenza definitiva per impedirgli di maneggiare soldi pubblici? Come faremmo a fidarci?
stracci di colui che è stato giudicato in via definitiva colpevole di corruzione. Che problema c'è ad approvare una norma che impedisca ad un condannato in via definitiva per corruzione di ricoprire ancora cariche pubbliche? Nessuno, però nessuno lo dice e nessuno lo fa. Noi non solo lo diciamo, non solo vogliamo farlo, ma se ci darete l'opportunità lo faremo. Ma non finisce qua, perché in realtà si cerca costantemente di depotenziare le intercettazioni telefoniche. Ecco, proprio per quanto riguarda l'inchiesta impresa, che cos'è accaduto? È accaduto che le intercettazioni telefoniche avevano ad oggetto altro, perché sono consentite e sono utilizzate per i reati contro la criminalità organizzata, quindi l'associazione mafiosa. Che succede? Che mentre intercettano queste persone, ascoltano imprenditori parlare tra loro di corruzione. E allora l'inchiesta si allarga e vengono indagati i politici, che altrimenti difficilmente vengono intercettati. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che le intercettazioni sono invece uno strumento validissimo per le indagini. So che non conviene potenziare l'utilizzo delle intercettazioni, perché il rischio è di vedere maggiormente coinvolti i politici in indagini di corruzione. Perché siamo arrivati al paradosso per cui non è più la criminalità organizzata che cerca il politico, anche questo viene fuori dall'inchiesta impresa, è la politica che cerca la criminalità organizzata. E la cerca perché vuole un ponte, in cambio dei voti, gli appalti, e noi a subirne le conseguenze. È stato stimato un aumento dei costi in appalti pubblici pari al 40-45%. Ci sono risorse che si disperdono nei meandri della corruzione, privando noi tutti di servizi. Questo è il male che dobbiamo curare. Abbiamo parlato di DASPO, abbiamo parlato di intercettazioni. Parliamo dell'agente provocatore. Neanche questo ha fatto il centro-sinistra. Perché? Perché l'agente provocatore è colui che si finge corruttore e cerca di capire se il politico al quale si rivolge è facilmente o meno corruttibile. Questi sono tutti strumenti che lo Stato, di cui lo Stato si deve dotare per fare una lotta seria alla corruzione. E chiunque sventoli la bandiera della lotta alla corruzione, ma non inserisce nel suo pacchetto di riforme questi strumenti, sta prendendo in giro gli elettori e i cittadini. Altro aspetto, la riforma della prescrizione. In Italia abbiamo dovuto subire, vedere andare in fumo 10.000 processi, soldi dei contribuenti investiti in indagine, stipendi dei magistrati pagati e poi a un certo punto il difensore dell'imputato si porta via la palla e smette di giocare. Fermi tutti e prescritti. Non c'è una sentenza di assoluzione. E la cosa che dovrebbe più farci indignare è che la prescrizione viene sventolata come una assoluzione, ma non è così. Un conto è essere assolti per non aver commesso il fatto, un conto è assistere alla prescrizione del reato, l'ombra rimane. Quindi è anche, come dire, particolare che la politica non voglia mettere mano ad una rivisitazione dei tempi di prescrizione, specialmente per i reati contro la pubblica amministrazione, che vengono commessi dai politici. E ancora, una modifica seria del 416 ter, il voto di scambio politico-mafioso. E qui voglio, prima di scendere nel dettaglio, ricordare che anche per questa campagna elettorale è stato lanciato Voto Libero, che è un'iniziativa che permette a chiunque abbia, come dire, avuto pressioni o comunque sia stato contattato per, tra virgolette, vendere il proprio voto, di poterlo segnalare anche in forma anonima attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Regione Puglia, cioè dal Movimento Puglia.
E quindi è un'iniziativa che consente la segnalazione in anonimato. Il voto di scambio politico mafioso è un altro grave male che affligge i nostri territori. È solo che fino a quando immaginiamo che la mafia e la politica si mettano d'accordo e utilizzino il metodo intimidatorio per arrivare ad avere un pacchetto di voti, sbagliamo, perché la mafia non è più quella di 20 anni fa, che utilizzava il metodo intimidatorio. Adesso è cambiata, adesso utilizza i colletti bianchi, adesso lusinga anche i politici, e quindi va rivisitato proprio lo strumento e il reato del voto di scambio politico mafioso. Fino a quando non facciamo queste cose, non possiamo parlare di lotta seria alla corruzione. Questo è lo stato attuale. Questo è quello che ha fatto il centro-sinistra, che non ha fatto tutte queste cose. E tutte le cose che vi ho elencato sono invece inserite nel programma di lotta alla corruzione del Movimento 5 Stelle, che non ha evidentemente le mani legate e che non ha paura di fare una lotta seria alla corruzione, sapendo bene che una lotta seria alla corruzione fa recuperare miliardi di risorse da poter investire in servizi per i cittadini. Aumentare le pene, questa è un'altra delle proposte, aumentare le pene per il reato di corruzione, perché si ha così paura di dire il corrotto e il corruttore devono scontare una pena. Perché? Perché la maggior parte delle volte si vanno a toccare interessi politici. Altro punto che voglio toccare è la separazione delle carriere tra i magistrati e la politica. Al magistrato deve essere consentito di fare politica, ma il libero cittadino ha tutto il diritto di farlo. Noi abbiamo il Presidente della Regione Puglia che è un ex magistrato, ma nel momento stesso in cui decide di candidarsi e ricoprire un ruolo politico non deve più tornare a fare il magistrato, perché altrimenti è sospetto che non sia più un giudice imparziale quando si dovesse trovare a giudicare o avversari politici o ex compagni di partito. Non c'è più questo, è il problema. Noi dobbiamo riportare al centro della politica l'etica, dobbiamo riportare al centro della politica la voglia di essere al di sopra di ogni sospetto, e questo la politica lo può fare dandosi delle regole che passano attraverso un rigoroso sistema di reclutamento delle forze, dei candidati, ma soprattutto attraverso una seria lotta a tutte quelle distorsioni che sono lo scambio elettorale politico mafioso, che sono la corruzione, che sono l'abuso d'ufficio, che sono tutti quei reati che sono contro la pubblica amministrazione. Il potenziamento dell'ANAC, l'ANAC è l'ente contro la corruzione, va potenziato, gli vanno dati degli strumenti ancora maggiori per andare a trovare nel sistema degli appalti pubblici tutti quei fenomeni corruttivi. E ancora una seria proposta per disciplinare il conflitto di interessi, di cui tutti si riempiono la bocca ma di cui nessuno si prende l'onere di disciplinarlo. Noi ancora assistiamo alla sinistra che ci viene a raccontare che vuole fare una legge sul conflitto di interessi, ha governato e non l'ha fatta, e certamente non conviene al centro-sinistra fare una legge sul conflitto di interessi, perché ne sono pieni di conflitti, cioè sono un conflitto di interesse ovviamente, ma questo non ci appartiene, questo modo di intendere la politica non ci appartiene. Ecco perché non abbiamo lobbisti che finanziano la campagna elettorale e quindi non abbiamo conflitti di interessi. Mi piace ricordare che qualcuno molto più noto di me ha detto: i lobbisti del Movimento 5 Stelle sono i cittadini. Chi finanzia la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle sono i cittadini.
con micro donazioni. Questo vuol dire che domani il movimento non dovrà ringraziare nessuno e quindi sarà assolutamente libero di fare leggi che non abbiano nessun problema a disciplinare il conflitto di interessi. Detto questo, non voglio dilungarmi oltre, ma invito a riflettere su una cosa particolare. Gli amministratori e i politici si pavoneggiano intorno a luglio nel celebrare e ricordare un servitore dello Stato quale è stato Paolo Borsellino. E li vedi che fanno commemorazioni, espongono manifesti e fanno tanto. E le aule di tribunale molto spesso ci sono aule dedicate a Paolo Borsellino. Nelle università ci sono aule dedicate a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. E proprio per quanto mi riguarda, visto che il problema dell'etica in politica è un problema che ho sollevato, qualcuno mi ha come dire, tacciato di essere giustizialista. Come può un avvocato dimenticare il principio di non colpevolezza? Il problema non è dimenticare o non guardare il principio di non colpevolezza. I cittadini sono innocenti fino a sentenza passata in giudicato, ma un cittadino non prescrive a nessuno di continuare a rimanere in politica quando si è coinvolti in indagini o imputati in processi per corruzione. Sono due piani diversi. La politica non è un obbligo, è una missione civica, aggiungo io. Io sono un avvocato e non sarò mai un politico di professione. Uno dei motivi per i quali mi sono avvicinata tanti anni fa al movimento è proprio la regola ferrea dei due mandati. Non bisogna essere politici di professione. Ogni volta che si fa, perché questo accade, è come una gavetta, si comincia con fare consigliere, poi si diventa sindaco, poi si diventa consigliere regionale e poi si viene candidati di diritto al Parlamento, come se fosse un lavoro che uno deve guadagnare dei gradini più bassi e si arriva a quello più alto e poi se ti va bene vai anche il ministro, indipendentemente dalle competenze e indipendentemente da tutto il resto. Non deve più funzionare così. Se il politico sa che dopo due mandati deve tornare nella società civile, si impegnerà per migliorarla. E quindi, io non sono giustizialista, distingo i ruoli. Il cittadino ha il diritto di essere giudicato e di essere considerato innocente fino a prova contraria e fino ad una sentenza di condanna definitiva. Terzo grado di giudizio. Il politico, come diceva Paolo Borsellino, osannato dagli stessi politici coinvolti in processi per corruzione, non deve essere solo onesto, deve anche apparire onesto. E allora se non si è d'accordo con Paolo Borsellino bisogna avere il coraggio di dirlo e quando si è amministratori non celebrarlo, dicendo che Paolo Borsellino non è un servitore dello Stato o non va santificato. Se invece lo santifichiamo e lo celebriamo e lo ricordiamo, allora dobbiamo osservare e fare nostre le sue parole e i suoi insegnamenti. Ultima annotazione. Una lotta seria alla corruzione non ha costi, non costa nulla. Quindi non ha bisogno di coperture. Che cosa occorre fare? Farla. Tutto qua. Grazie.